Oh, ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Yu-Gi-Oh! Nuovo episodio della serie Arc V. E ci troviamo ad appuntamento col destino. La scorsa volta abbiamo fatto tre duelli, li ho vinti tutti e tre stranamente di fila, senza perdere neanche una volta, come è successo. E abbiamo anche salvato la scuola dalla terribile minaccia della presidentessa della scuola Lio. Quindi tutto va per il meglio, ma Yuya non ha ancora recuperato la sua reputazione. Ce l'ha mai avuta una reputazione, Yuya? Papà, affinerò le mie abilità nel duello, diventerò un professionista come te. E c'è Shingo che invece non ne vuole sapere, proprio di lasciarci in pace. Ieri hanno attaccato un altro duellante, la gente dice che è colpevole sei tu. Beh, la gente si sbaglia, ok, lei sta diventando meno zunderina col passare del tempo. Chi è stato attaccato? Il professor Marco è un insegnante dell'istituto Lio. Me lo sentivo che le voci su di te erano false. È impossibile che tu abbia sconfitto un duellante come Marco, anche con la tua stupida evocazione Pendulum. Tanto per cominciare, solo tu possiedi delle carte Pendulum, non ti sembra ingiusto? Vai a comprare i pacchetti e trova delle Pendulum, che ti devo dire? Non durerà ancora per molto. Ho sentito dire che la Lio Corporation sta per cominciare a produrre le proprie carte Pendulum. Appena le mettono in vendita sarai primo a comprarle, e poi tu ed io potremmo regolare i conti. Non è un po' strano però che solo lui abbia carte Pendulum e che comunque i Duel Disc le riconoscano? Se ancora si gioca con i Duel Disc non ne ho idea. Però sarebbe strano che solo lui ha delle carte che i Duel Disc comunque possono leggere. Sfidiamoci nel campionato della Junior Arc League, ma non possiamo, non hai requisiti per partecipare. Non ha requisiti? Hai ragione! Per iscrivermi dovrei aver affrontato almeno 50 duelli con un tasso di vittoria del 60%, ma io non ho abbastanza vittorie! E che quindi? Yuya cercò duellanti disposti ad affrontarlo in tutta la città, ma nessuno accettò. Nessuno vuole sfidarmi perché pensano che io sia già un professionista. Yuya, ragazzo mio, che bello rivederti! E cosa ci fa lei qui? Però ora che vedo l'art di questo Nico Smile, mi sembra preso dall'anime perché è davvero brutto rispetto agli altri. È venuto a rifinirci una notizia fantastica. Sei stato ufficialmente invitato a partecipare al campionato della Junior Arc League di quest'anno. Ah, perché ha vinto contro Sledgehammer. Eh beh, certo. È un'offerta gentile, ma così sentirei di stare imbrogliando. Ma è solo un po' di favoritismo, dai. Trovatemi degli avversari da battere per guadagnarmi la partecipazione, onestamente. Bravo! E trovo una duellante sensitiva, Aura Sentia. Che nome strano. Anche lei direttamente dall'anime. Le carte dicono che oggi conoscerà duellante del cuore. Ok, quindi sarà affascinante come cantante di una boy band? Un tipo tutto muscoli? O un nerd timido ma del cuore d'oro? Una mezza specie tra tutte quante quelle che hai detto. Che strano, questo è l'indirizzo che mi ha dato Nico, ma questo non è una scuola. Benvenuto, ti stavo aspettando. Entra. Questo citrullo non può essere il mio duellante del cuore, mamma mia. Non vedi che sto pensando? Ma non dovremmo duellare? Oh, duelleremo e come? È il modo migliore per capire se la mia previsione era corretta o no. E va bene, quanti preamboli. Ora ci tocca anche duellare contro la bambina sensitiva che sente l'aura. Lei è un Lucario. Lei va per seconda, ma non mi dispiace andare per primo. Il fatto è che se vai per secondo puoi attaccare subito. Abbiamo la Polymer. La polimerizzazione! E che significa allora? Che abbiamo qui? Il Drago Pendulum. Un incantatore e un Drago Pendulum. Mi conviene evocarlo subito? Ma io lo faccio subito. Allora, Drago Pendulum, occhi runici. Abbiamo Teschio Acrobata e Miratempo. Vabbè, Pendulum. E Miratempo, sì. Teschio Acrobata è buono come carta, quindi no. Posso anche evocarla volendo ora. E prendermi subito un altro artista amico in mano. Se mi prendo. Però metto la Pendulum. Se la metto Pendulum non posso evocare Pendulum a meno che non sia un artista amico. Quindi non mi conviene. La evoco normale. E ci prendiamo un artista amico. Sì. Quale ci prendiamo? Guarda. Ah no, un Pendulum. Ah sì, di artista amico, ma Pendulum anche. Questa, Serpente Frusta, che è buona. Già l'altra volta mi è stata molto utile. E facciamo anche fusione e coscrizione. E ci prendiamo un drago Pendulum. Buono. Evochiamo Pendulum. Sì. Così poi attiviamo anche subito l'effetto appena finisce il turno, certo. E ci prendiamo Miratempo. Mi prendo un Miratempo. Bene.
Niente, la sensitiva non gioca. Bene, bene, bene. Allora, gioco abilità risolutiva coperta, che è buonissima. Metto nella zona... Ah, ma... non posso mettere pendulum. Ah, non posso evocare pendulum proprio? Ma... l'effetto si attiva se è nella zona pendulum. Non posso evocare pendulum eccetto che mostri mago. E questo è un mago. Vabbè, attacco allora, che devo fare? Attacco col drago perché sai... Ok, ci sono mostri che hanno difese strane, non vorrei mai accadesse qualcosa di brutto. Oh. Ah, me lo mette qua a me? Va bene, per 500 danni. Mi piace la vendetta, eh? Va bene, va bene. Una carità caritatevole, mi piace. Che poi si chiamava carità gentile, comunque... Oh, ah, questa... Ah, un'altra polymer. Però questa posso evocarla. Mago e mago. Posso evocarla pendulum. Oh, vieni qui. Tu stai qui buona. E voi attaccate. Mi sta... piacendo. Poco, ma mi sta piacendo. Allora. Altri 1008. Va bene, va bene. Ci sta. Che fa? Niente. Posizione di difesa. Ah, quindi no. Il oh, questo c'ha l'effetto, c'ha l'effetto. Dunque. Sì. No. Cioè, sì, però no. Ok. No. Non era il caso. Però lei c'ha rituale, a quanto pare. Ha preso il rituale. Cavolo, vorrei evocarlo, artista amico, ma no. Devo aspettare, devo essere paziente. Ok. Se le evocavo vincevo. Però devo starci cauto. Cauto devo starci. Allora, vediamo che combina. Magari evoca rituale. Non ce l'ha rituale. Ah, oh, però sì, può aggiungere una magia rituale. No, niente effetti, fermati. Capace mo lo evoca. Allora, calmi tutti. Che fa questa? Che fa? Sì, attivo, fermati. Fammi vedere che fa. Perfetto. Attivo l'effetto di abilità risolutiva e annullo i suoi effetti. Ne ha due, può sceglierne uno. Carta coperta non mi piace. Evoco artista amico. Serpente frusta. Una volta per turno. Sì, sì, attivo un'altra volta l'effetto di abilità risolutiva dal cimitero, scartandola, bandendola, posso levare un'altra volta l'abilità al mostro qui. Boia, fatto. Buono, buono davvero. È andata molto bene, molto bene. Conquistata la vittoria, Yuya aveva finalmente i requisiti per accedere al campionato della Junior Arc League. Sei stato incredibilissimo, Yuya! Organizziamo una festa per celebrare la nostra partecipazione al campionato. Ecco il mio duellante del cuore! Sì, perché era sconfitto, allora sì, sono il mio duellante del cuore. Mi dolce Yuya, voglio che tu conosca subito mamma e papà. Dove vuoi che ci sposiamo? Poi Yuya fa la battuta magari con un posto con l'uscita d'emergenza, giustamente. Secondo duello per oggi, duello ad alta quota, ancora ste due! Zuzu si imbatté nella sua vecchia rivale impegnata in un duello. Ma prima che potesse aiutarla, un volto conosciuto la fermò. Giulia. Oh, aiuto. Torna indietro e vattene. Non posso lasciarti interferire nel duello del mio collega con quella ragazza. Il tuo collega? Quindi Giulia è in pericolo? Chi siete? Cosa volete? Abbiamo dei nemici, Zuzu. E hanno preso una nostra... Ma quindi... Ma aiuto è tipo... la controparte di Giulia. Perché... cercando le immagini per la thumbnail ho visto che Yuto e Yuya si parlano, però non lo so. La prima volta che ti ho visto pensavo fossi Lulu. Quindi questa Lulu è l'amica che vi hanno portato via? È la sorella del mio collega, lui si chiama Shay. E tu non mi hai ancora detto come ti chiami? Io sono L. Sei tu che attaccati il professor Marco, vero? Perché non lo ammetti?
Ah, quello. Speravo che almeno lui mi avrebbe fatto divertire, ma si è rivelato patetico. Ragazzi, l'ho trovato! Vi invio la mia posizione, sbrigatevi! E così hai chiamato rinforzi, ma sono solo in due. A quanto pare mi sottovaluti. Raid Raptor, falco ascendente? Wow, bello! È un Digimon! Vi eliminerà tutti quanti! Ribellione devastante! Morti. Tuttavia, qualcuno impedisce di portare a termine il suo assalto. E tu chi sei? Mi chiamo Declan Akaba. Sono il presidente in carica della Leo Corporation, il figlio di Leo Akaba. Il tuo spregevole padre ha preso Lulu e farò qualsiasi cosa per riaverla, anche usare te come esca. Dico Lulu e non Lulu perché non c'è l'accento. D'accordo, se farei come ti dico, accetto di essere tuo avversario. E così ebbe inizio il campionato dell'Arc League. Quindi immagino che il tizio di prima, Shay, parteciperà. Vediamo un po' chi sarà il mio primo avversario. Shingo? E il duello sarà domani! E quello di Zuzu e Giulia. Ma il duello è oggi pomeriggio. E il tuo, Sora? Il mio è domani contro un tizio dell'istituto Lio, un tale Shay Obsidian. Ai ai ai. Quindi ora duelleremo contro Giulia. Vuoi farti di nuovo stracciare? Ma sì, dai, si è allenato duramente Zuzu, non può perdere. Ok. Ah, ha vinto lei. Cosa facciamo per primo e per secondi? Andiamo per secondi in questo duello. Saggio delle fusion. Ah, mi piace. Mi piace un saggello delle fusionelle. Io direi di attivarla subito, non perdiamo tempo. Una polymer per me. Devo vedere però che carte ha come polymer, perché non me le ricordo. Se anche le ho viste, non le ricordo. Diva fioritura. Maestro melodiosa più melodiosa. E questa? Due mostri melodiosa. Qui c'ho la scelta allora. Allora. Hanno entrambi pregi e difetti. Lei guadagna un attacco incredibile bandendo tre carte da qualsiasi cimitero. E lei non può venire distrutta in battaglia e non riceve danno da combattimento. Da attacchi che coinvolgono questa carta. Quindi è indistruttibile e non prendo danno. Guarda, vado con la melodiosa, però prima. Allora, attivo impianto di riciclaggio fusione. Attivo l'effetto. E scarto una carta, però quale? Questa di livello. Ok. Ok. Ho deciso. Potevo evocare il fantasmino di Lama, no? Le evoco lei. Lei e lei. Potevo fare quella che non viene distrutta in battaglia, ma per il momento vado così. Turno dopo ragioniamo. E durante la end phase posso comunque scegliere una carta che è stata usata come materiale da fusione. E posso riciclarla. Sì, vieni qui, vieni qui. Vieni qui, soprano. Altri effetti in catena? Ma no. Va bene così. Ok, va bene. Calma, 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 calma. Abbiamo richiamo del Possed, richiamo del Possed, richiamo del Possed. Usiamo un'altra polimerizzazione perché fondendo la melodiosa qui e questa, no? Evochiamo un'altra Schuberta, la maestra melodiosa, perché se soprano cantante va al cimitero, posso scegliere un mostro dal cimitero che sia melodiosa e metterlo in mano. Quindi sto a posto. Ok, e adesso? So cavoli per te, amico mio. Buono. Qui ho detto Maggio Step. No, tranquillo. No? 1200, tranquillo. Posto, finito, fatto. Bene. Attivo l'effetto di impianto di riciclaggio fusione e mi prendo sto giro. No, sempre qua soprano. Perché tanto l'effetto si attiva solo quando. Aspetta. Solo quando viene evocata specialmente. Ah. Ok, va bene, con calma. Con calma facciamo tutto. Ah, l'eroe elementare 3004.
4 boia. Calma. Ok, ho deciso. Ho deciso cosa fare. Questo qui è tremendo, eh. Attivo richiamo del posseduto. Ed evoco Elegia, la diva melodiosa. Perché? Lei fa guadagnare attacco e mostri fata. No. Ok. Ok. Calma. Calma tutti. 2009, ok. No. Cazzarola. 3006 c'ha quello. Attivo l'effetto, dai. Vai. Gli bandisco tre carte così mi prendo un po' di attacco. No, in questo momento no. Perché 3003? Non ci hai capito niente? Allora, evoco soprano, la cantante melodiosa. Attivo l'effetto che mi permette di evocare, per buono, questa carta dall'extra deck. Questo ovviamente non può essere distrutto in battaglia, eccetera, eccetera, eccetera. Ora. In difesa, per sicurezza. Per sicurezza. End phase. Attivo l'effetto di impianto di riciclaggio fusione. Schuberta. Tanto è inutile. Anche mi rimettevo in mano la tipa qua, non serviva a niente. Sto cercando di capire che cavolo vuole fare. Cioè, si è smazzata. Vabbè. L'onesto in difesa coperto. Allora, sposto in attacco la diva fioritura, la corista melodiosa, va bene. E lei, se combatte con un mostro evocato specialmente... non lo fa. Qui urge una spiegazione. Devo essere sincero, non ho veramente visto che mi chiedeva di attivare l'effetto. Giuro, non ho proprio visto lo schermo che mi chiedeva di attivare l'effetto. Non so che cosa è successo, ma in quel momento gli occhi non hanno funzionato per qualche ragione e non ho davvero visto che appariva la scritta che mi chiedeva di attivare l'effetto. Quindi sono in parte scusato, perché ok che sono stupido, ma fino a un certo punto. Va bene, certo. Contenti voi. A questo punto... No? Oh, specialmente, Specialmente, io mo lo rifaccio, mo riattacco un'altra volta. Evochiamo specialmente Sonata, la diva melodiosa. E sì, guadagna un po' di attacco, insomma, posso farlo. Allora, prima cosa... Ah sì, ma non me l'ha chiesto prima. Io istintivamente ho premuto di no, ma cacchio. Cacchio. Quindi effettivamente te lo può chiedere. Ma cazzo, è vero. Attivo l'effetto di Soprana, la cantante melodiosa, per evocare Schuberta. Uno e due. Sto cercando, insomma, di ragionare un pochino, perché prima non me l'ha chiesto, io istintivamente premo sempre il tasto destro e via. E quindi mi ha fregato. Va bene, però va bene, si può sempre rimediare, non c'è problema. Schuberta. Perfetto. Questo c'ha un sacco di punti, vabbè. Sonata, vai, mi riprendo Sonata. Sonata Artica. Ok, ora. Se mi attacca con questa, so cacchi. No però, non del tutto. Sì, attivo l'effetto.
Attivo l'effetto di... Ok. E scegliamo cavaliere gemma 1, 2 e 3. Quindi lui perde l'attacco e io lo guadagno. Però è comunque... È fata? No. Ma perché tutto quanto questo attacco allora? Scusami. Quanti mostri gemma ha il cimitero ancora? Ah, perché c'ha questi qua, le fusioni. Mannaggia. Allora, ho usato carità graziosa. Scarto Nova e... Oh. Nova e Serenata. Evoco specialmente Sonata, la diva melodiosa. Poi, con evocazione normale evoco Soprano, la cantante melodiosa. Attivo l'effetto di Soprano per evocare Schuberta, la maestra melodiosa. 1 e 2 vanno sacrificate per la fusione. E ora 3 però non bastano. Ma non importa, perché non sarà questo turno. Sarà il prossimo. Sarà il prossimo turno. 1, 2 e 3. Via. Perfetto, è sceso l'attacco. Ora ci riprovo. Sì. Ah, però se li ha ripresi. Va bene. Attiviamo l'effetto di rimpianto, riciclaggio, fusione. Mi riprendo. Mi riprendo la sonata qua, che è buona. Mi riprendo la sonata. Allora, attenzione. Attenzione. Scusami, ma non è tornato. Non è tornato? Una sola volta. Ah, pensavo una volta per turno. Vedrai che ce la fai. Non ce la fa. Però vabbè, posso farlo, no? Sì. Buono, no? Ora me l'ha fatto fare. Prima no, non ci sto capendo nulla, sinceramente. Prima neanche me l'ha chiesto l'effetto. Proprio la primissima volta. Ad ogni modo, evoco una sonata. Ovviamente io evoco anche l'altra, e ci mancherebbe pure altro. Qui, tesoro. E Angelo Splendente. Ma sì, vieni qua pure tu, vai. Nella mischia. Attacco di gruppo. Attacco di gruppo. Certo, perché no. Oh, ok, va bene. Non ne hai un altro, vero? È andato? Andato, bene. Buono. Brava Zu, hai vinto il duello. Zuzu, ehi Giulia, spero che tu ti renda conto che ci saranno conseguenze per quello che hai fatto oggi. Dato che mi hai sconfitto, sei tenuta a continuare a vincere fino alla fine. Tieni Zuzu, prendi questa carta. Rosa di cristallo, ma perché? Dovrei affrontare degli ossi duri. Ti servirà tutto l'aiuto possibile. Grazie, non ti deluderò. È una promessa da una specialista di fusione a un'altra. Oh, che bei duelli oggi. Allora, nel prossimo video affronterò altri duelli. Forse finirò il torneo, non so quanto dura. Ma vedrò, insomma, di vedere quanto può essere lungo. Ad ogni modo, per questo video è tutto. Vi ringrazio per averlo seguito. In descrizione il link per Instagram, Telegram. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E noi ci vediamo, ovviamente, domani con un nuovo video. Bye bye.